Facevo un applauso a me stesso perché vi ho promesso dalla settimana scorsa che una settimana dopo, e quindi oggi sarebbe uscito il nuovo episodio della Scuola Fa Schifo, e l'ho fatto veramente. Per una volta ci sono riuscito, ragazzi. Vabbè, anche meno, Fede, anche meno. Ciao a tutti, bomberoni, e bentornati sul mio canale con questo nuovo episodio della Scuola Fa Schifo. Un episodio importantissimo, un outfit pessimo. Sì, che poi voi manco lo vedete in realtà. Voi vedete una maglietta a metà. Io vi posso assicurare, anche se non dovrebbe interessarvi, che sto messo male perché c'è una maglietta comunque discutibile da casa. Che sporca di caffè. Poi ho questi pantaloncini arancioni della Roma e dei calzini sporchi di caffè pure quelli. Ma com'è possibile che i calzini sono sporchi di caffè? Vabbè, comunque oggi siamo tornati con questo nuovo episodio della Scuola Fa Schifo. Come vedete, senza gesso. È meravigliosa questa cosa, però c'ho sto braccio che è ancora a metà di questo, perché fino a domenica devo tenere il tutore, giusto se vi interessa, se io ve lo dico lo stesso. Poi levo il tutore ufficialmente e quindi poi ricomincio a fare... Ah. Che non è una cosa zozza, ma è semplicemente ginnastica. Vabbè, però partiamo. La scorsa settimana, o comunque qualche giorno fa, è uscito l'episodio di ritorno della Scuola Fa Schifo, all'interno del quale vi avevo già detto di avere un sacco di idee e un sacco di argomenti. Tra l'altro ne approfitto per dirvi di consigliarmeli tutti qui sotto e di commentare il video con, insomma, avete visto l'argomento del titolo di oggi, fatemi sapere qui sotto la vostra, una vostra interrogazione ambigua, e poi leggeremo i commenti alla fine del prossimo episodio, come oggi leggeremo i commenti che sono arrivati sotto lo scorcio alla fine di questo. Detto questo, partiamo perché, ragazzi, allora, io nella mia carriera scolastica ne ho fatte, e voi direte di cosa? Di figure di merda. Però di questo ne abbiamo già parlato nel video che vi lascio qui sopra. Non mi ricordo mai se è qui o lì. Era il secondo episodio uscito qualche anno fa, un paio d'anni fa se non sbaglio, però oltre a quelle figure di merda, quelle figure barbine, no? Con enfasi non indifferente, ci sono anche delle interrogazioni molto simpatiche che appartengono al buon Federico Marconi. Io so che metà dei miei professori starà guardando questo video, quindi giuro che sarò assolutamente, proprio parlerò in generale, ok? Perché non voglio fare riferimenti con eleganza. Io più ci penso, più penso, ma allora, Fede, tu sei genialmente stupido o stupidamente geniale? Perché non si spiega come sono riuscito a fare quello che poi ho fatto realmente, però voi sarete curiosi e quindi ve lo espongo. Allora, no, stavo per dirvi quando è successa questa cosa, ma non posso. Allora, praticamente, la materia è scienze, posso dirvi soltanto questo. Sapete tutti, anche perché questa materia è stata fonte di ispirazione nei miei confronti per un video chiamato Una giornata di merda, materia che io insomma adoro in maniera diversamente adorabile. Spesso e volentieri è anche una materia che io mi porto sempre a dover recuperare e a volte ho rischiato anche di prenderla alla fine dell'anno come debito. Ad esempio in quest'anno qui, e poi mi sto rendendo conto che è veramente difficile spiegarvi questa cosa perché qualsiasi tipo di frase, cioè da qualsiasi tipo di frase nasce un riferimento che non posso assolutamente fare, quindi parliamo molto più in generale. Allora c'è questa materia qui che è molto complicata per me e dovevo fare questa interrogazione fondamentale per recuperare e gli argomenti erano molto difficili, cioè in particolar modo per me che magari non mi c'ero neanche applicato più di tanto, ma fatto sta che mi sembravano impossibili, come spesso accade a chi non studia. No, non stavo dicendo che non ho studiato, ci ho provato, però comunque insomma stavo in difficoltà. Ma quel giorno dovevo assolutamente farla questa interrogazione. E quindi entro in classe, comincio a studiare, studio, 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 l'interrogazione era tipo in sesta ora. Noi abbiamo due ricreazioni, come sapete, come vi ho detto in un altro episodio della Scuola Fa Schifo che trovate in descrizione come con tutta la playlist, che è ricreazioni inutili perché abbiamo due ricreazioni da 10 minuti, che ce fai in 10 minuti? Ma tralasciamo questo. C'era una ricreazione, quella delle 13.05, prima della sesta ora in cui avremmo avuto scienze e quindi in cui avrei avuto l'interrogazione. Mi ero effettivamente reso conto che la mia preparazione non era sufficiente. Cioè, io studiavo le cose, provavo a ripeterle davanti al libro, poi levavo il libro, le ripetevo, non me le ricordavo. E vi posso assicurare che questa cosa è una cosa che a me accade mai, perché solitamente le leggo una volta, le cose me le ricordo. Però evidentemente era il nervosismo, non lo so, la pressione di quella materia
è lì con tutti i nomi specifici scientifici di Tuzia quadrata col cerchietto fucsia e non mi ricordavo. Insomma, ero disperato, ma fortunatamente subentra la genialità. Allora, signori, non è semplice arrivarci perché è un po' che non lo racconto e ho fatto un fogliettino. Ho fatto un fogliettino con tutti, e quindi era un fogliettone, c'era cioè tipo grosso così. Ok, quant'è la testa mia? Con tutti gli appunti, tutti gli schemi più che altro, le parole chiave, perché poi comunque io ho molta dialettica, sono molto bravo nel lessico, e quindi una volta che ho uno step che mi faccia partire e cominciare a parlare, io non mi fermo più, l'avrete anche capito, immagino. E quindi ho cominciato a scrivermi tutte queste cose, in quei 10 minuti della ricreazione, disperato, non sapevo però dove mettere il fogliettino, perché io stavo al primo banco, davanti alla cattedra esattamente, quindi primo banco, io seduto, cattedra, e cioè io lei, e non si poteva fare. E quindi cosa ho pensato di fare? Mi sono fatto prestare lo scotch, adesso io non so come mi sia venuto in mente, e ho attaccato il fogliettino, avete presente la cattedra, che poi da questa parte c'è la classe, cattedra, professoressa, che non vede cosa ci sia qua, teoricamente, perché poi dovrebbe accorgersene. Io ho attaccato qua, sotto la cattedra, il fogliettino con tutti gli appunti. Io stavo qui, quindi lo vedevo, e di là c'era l'interrogazione, e però tra me e me ho detto, vabbè, te pare che non se ne accorge? Ecco un altro tre famoso come quello sempre in scienze che avevo preso per aver falsificato il voto. E invece non se ne è accorta. Cioè, è stata una cosa meravigliosa, quindi grazie, grazie a tutti. Indovinate quanto ha preso Federico in quell'interrogazione? 7. 7, che era il voto che mi serviva assolutamente per recuperare. Poi in realtà era tipo un 7 meno, io ho contrattato con la prof, ho fatto senta. Ma non è che, dai, cioè, mi sono impegnato, ha visto l'impegno e lei, no? Cioè, è stato meraviglioso. No, 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 ma si vede che sei uno che studia. È stato il momento proprio, forse il momento più alto o più basso, dipende dai punti di vista, della mia carriera scolastica. Eh sì. Detto questo, signori, a questo punto, momenti me vola il telefono, siamo arrivati alla fase clou del video, la fase che tutti stavate aspettando, soprattutto chi ha commentato lo scorso episodio. Quindi sotto con i commenti, sotto questo, perché a questo punto raccontatemi voi una vostra interrogazione ambigua. Adesso leggiamo qualche commento. Chi saranno stati i più autistici a commentare, cioè i commenti più ambigui effettivamente sotto lo scorso episodio? Allora, io partirei con quello di amante della... No, non lo leggerò mai. Quella parola lì io non la leggerò mai. Che ci scrive con la foto di Ciro Immobile, che almeno mi sta simpatico. Io parto tipo Juve, ecco, il riferimento calcistico doveva esserci, e poi divento il Crotone che cerca di salvarsi. Oh, beh, ricordiamo che nello scorso episodio, dopo avervi detto che sono uno che durante l'anno fa alti e bassi, alti, anzi, non l'avevo detta così, l'avevo detta più alti e bassi, alti e bassi. Pausa la Celentano con un po' di autismo e poi alti e bassi. Ecco appunto, praticamente lui ci scrive che invece c'è, cioè, questo suo paragone calcistico dovrebbe andare a spiegare come sia uno che parte forte e che poi cala totalmente e momenti lo steccano. A proposito di steccare, Camilla ha un movimento contrario, se vogliamo, che poi perché movimento? Non lo so, è l'autismo. E ci scrive: io inizio l'anno malissimo, questo è il primo punto, dopodiché mi riprendo. E verso gennaio... No, aspetta, verso gennaio mi riprendo, ok, Fede, almeno sai leggere in italiano, grazie. Poi, dopo essersi ripresa a gennaio, alti e bassi, alti e bassi, alti e bassi, tuzia qua velata, e poi la steccano. Però, spera di no, e lo spero anch'io, Camilla, perché sennò se ti bocciano poi ci sto male anch'io. È vero, che me frega a me, cioè, basta non mi steccano a me, fatemi grattare. No, dai, sto scherzando, Camilla, un bacione. Come sapete, tra poco meno di un mese e mezzo inizierà il mio esame di maturità. E infatti, nello scorso episodio vi ho anche chiesto se qualcuno di voi magari poteva aver avuto delle esperienze passate l'anno scorso, e c'è stato anche chi ha commentato il video, ma sarà il prossimo commento che andremo a leggere. Intanto mi volevo soffermare sul commento di Anto Monte, che ci scrive: like se pensi che Fede passi l'esame. Cioè, comunque è un commento carino. Peccato che ci sono stati soltanto 6 like. Grazie per la fiducia, regà, eh. E infine Roberto, eccolo qui, colui che dovrebbe essere del 98 e quindi un anno più grande di me, perché ci scrive: ho affrontato l'esame di maturità l'estate scorsa, ero disperato fino ai primi di giugno. Quindi immaginatevi la palpitazione, quella che sto provando anch'io in questo periodo. Poi il colpo di genio: ho scovato su Facebook tutte le foto del presidente della commissione. Quanto
come te va? Poi vorrei anche che, cioè, insomma, ancora non ci hanno detto chi è tra l'altro. Però comunque andiamo avanti. Era un appassionato di pesca. E questo l'ha capito perché postava continuamente soltanto foto di orate, muggini. Che so i muggini, mi ricordano i fruttini del Buffon. E quindi lui ha deciso di fare la tesina sulla pesca, da quello che immagino. Fatto sta che mi diedero, cioè gli diedero, magari lo diedero a me. No, aspetta, il voto, no, lo diedero quell'altra cosa. E quindi mi diedero, ancora, gli diedero 30 su 30 all'orale. Vedi che poi uno, cioè, pensa male. Amore, amore, com'è andata l'esame orale, amore? L'esame? Molto bene, ho preso 30. Eh sì, ne hai presi 30, devi vedere come gode. No, volevo dire, 30 è lode. E quindi, grazie a questo, è riuscito ad uscire con 82 centesimi. Che non so, 82 centesimi, che non è neanche un euro. 82 su 100, che praticamente io vorrei uscire con 80. Quindi, se lui è uscito con 82, anche io farò la tesina sulla pesca. E voilà, questo era il video, quindi spero che vi sia piaciuto. È degenerato un po' nel finale, però vi assicuro che comunque mi sono divertito a registrarlo, come sempre, in ogni episodio della Scuola Fa Schifo. Spero di avervi strappato una risata come al solito, spero che vi sia comunque piaciuto il video. Fatemelo sapere qui sotto, ma soprattutto qui sotto fatemi sapere, commentate con una vostra interrogazione ambigua e poi nel prossimo episodio, che magari potrebbe uscire proprio la prossima settimana, andremo a leggere qualche commento. Iscrivetevi se non siete già, se siete già iscritti, attivate la campanellina per le notifiche perché YouTube ogni tanto non gli va di mandarle. E poi, cosa importantissima, seguitemi su Instagram perché dobbiamo crescere un botto su Instagram. Mi chiamo trattino basso, Fede Marconi, trattino basso. Io vi mando un bacione, ci vediamo nel weekend con nuovi video, ci vediamo sicuramente con la carriera perché uscirà un nuovo episodio. E dopo quello che è uscito l'altra sera, sto a parlare un botto, lo sapete come al solito, quindi never give up. Un bacione e bella, ragazzi.